Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi, una produzione Radio Più Roma. Nel primo incontro abbiamo inserito Maria nella Trinità Santissima ed ora ci viene quasi spontaneo fare la prima riflessione su lei che è creatura, che è figlia. È la creatura più bella, è la figlia più riuscita del Padre del Cielo, è la più perfetta, ma è la dimensione che la fa più simile a noi. Tutti noi siamo figli, generati, amati. Maria ha sicuramente vissuto nel modo più profondo questa dimensione di essere stata voluta per amore, amata, è stata desiderata. La vita l'ha ricevuta. E quindi da lei impariamo a vivere da figli nel modo più profondo, con queste due caratteristiche. Prima, sentendosi amata, voluta per amore, desiderata intensamente dai suoi genitori e dalla vita. E come seconda caratteristica, gustando ogni dono che la vita ti offre e lodandone Dio, con la preghiera bellissima del Magnificat. Pensiamo a come lei ha goduto della vita, della salute, della famiglia, di tutte le relazioni che intesseva. Pensiamo a come lei ha sentito che la creazione tutta è un dono per lei. I teologi ci dicono che Dio pronuncia ogni momento, ogni creatura che esce dalla sua parola, la pronuncia in ogni momento. Se il Signore smettesse di pronunciare, di dire qualunque creatura, quella non esisterebbe più. E allora pensiamo, e Maria aveva questa contemplazione continua nel cuore, che ogni creatura è per amore tuo. Sarebbe bello riuscire a cogliere come Maria leggeva la storia degli eventi e godeva di ogni situazione che le capitava, proprio da figlia. E come anche viveva tutte le sue caratteristiche personali, i doni, i carismi della sua persona. Insomma, da figlia viveva in costante gratitudine. E mi piace pensare come al piccolo Gesù insegnava proprio a rivolgersi al Padre come creatore e che spiegava al piccolo che la felicità nostra dipende proprio dal fare la sua volontà e da vivere come figli, qua giù sulla terra come in cielo. La preghiera dei figli, che poi Gesù ci insegnerà e che verrà chiamata la preghiera del Signore, è già stata vissuta da Maria a casa e Gesù l'ha recepita. Che il Padre nostro sia davvero la preghiera che ci dice il modo di essere figli e di somigliare a Maria. Vivere da figli come in cielo, così in terra.